il Monte Silvano per cercare di inseguire ancora una volta la capolista falconara, il Città di Capena, per uscire da una crisi di risultati ma non di prestazioni. Promette spettacolo la partita di questa sera. Bentornati al Palavertini di Piano Romano per il recupero della prima giornata di ritorno tra Città di Capena e Monte Silvano femminile. La seconda in classifica sfida la sesta per una partita che promette spettacolo. Entrambe le compagini sono reduci da un incontro ravvicinato. Il Monte Silvano è reduce dalla trasferta a Scandicci con il Pelletteria, vinte per 3-2 con gol arrivato a 30 secondi dalla fine. Il Capena dalla sfortunata sconfitta per 5-2 con il Falconara, che però ha tremato per tre quarti di tempo. Questa sera il miglior attacco sfida la quarta miglior difesa del campionato, 60 gol fatti dal Monte Silvano, protagonista assoluta la loro numero 10, Lucy Leia, che si piazza al terzo posto nella classifica marcatori con 17 gol. Per il Capena, a livello di marcatori siamo un po' di squadra, ma ne ha fatti di più Nega con 7 marcature, Benvenuto segue a 4 marcature, una di queste è arrivata con la maglia della Lazio. Stanno per entrare le squadre in campo, intanto ve le presentiamo. Guida la terna arbitrale formata da Matteo Ottaviani di Trieste, Andrea Barillà di Cinisello Balsamo e al cronometro invece ci sarà Marco Moro di Latina. Per quanto riguarda invece le padroni di casa, con il numero 4 di Sabatino Serena, segue con il numero 8 Bea Martin, numero 10 e fascia da capitano per Nega, numero 11 e vice capitano per Mariano Aro Furman, con il 13 Francesca Nori, con il 14 Jennifer Oliveira, l'ex Feyenoord, alla prima partita tra le mura amiche. Numero 18 Serena Benvenuto, l'ex Lazio, segue la sua compagna di mille avventure Saragnello con il numero 19, 22 secondo portiere Francesca D'Amelia, 24 Diletta Macchiarella, 27 super Bianca Castagnara, autrice di prestazioni incredibili anche nell'ultima partita contro il Falconara, e ultima per non per importanza la giovanissima Masini Claudia, classe 2005, con la maglia numero 21. Per il Monte Silvano invece, numero 4 Coppari Ludovica, numero 5 capitano Ersilia D'Incecco, numero 7 Amparo, numero 8 Ciferni Jessica, numero 10 Lucy Leia, numero 11 Jessica Maniera, 12 vice capitano per Bruna Borges, 14 Ortega, 17 Alessia Guidotti, 19 Aida Sciascio, 27 Federica Belli e 73 Esposito Laura. Vediamo quali saranno i quintetti che scenderanno in campo dal primo minuto, mentre intanto gli arbitri con le solite ultime raccomandazioni, i soliti ultimi controlli della rete, della panchina prima dell'inizio della gara. Foto di rito per il Città di Capena, che si schiera con tutte le 12 giocatrici presenti questa sera, insieme all'allenatore in seconda Marco Scindere, il preparatore dei portieri Emiliano Luminoso e mister Enrico Chiesa. Per l'occasione si toglie, ecco, lo vedete anche la mascherina, il fisioterapista Francesco Alicata. Saluto invece di incoraggiamento per la compagine di Monte Silvano, che vorrà sicuramente far vedere il meglio di sé dopo due prestazioni dove sì, è arrivata la vittoria con il Pelletterie, ma anche la sconfitta con il Bisceglie per 3-2 tra le mura amiche, che sicuramente ha fatto molto male, e anche il pareggio 3 settimane fa ormai contro la Kickoff Milano. Tutto pronto, si attende solamente l'ingresso delle squadre in campo. Grazie a tutti voi per essere qui con noi. Intanto vediamo che Fabrizio Spaziani subito pronostica un 3-1, specificaci magari se per la compagine di casa o fuori, perché così sembra un 3-1 per il Capena, risultato sicuramente poco pronosticabile ma che le protesi auspicano. Vediamo intanto Bianca Castagnaro schierarsi tra i pali, Serena Benvenuto e Nega già in campo insieme a Maria Laura Furman, completa il quintetto la numero 8 Bea Martin, motore della squadra, giocatrice instancabile, che ha 37 anni appena compiuti, corre dal primo all'ultimo minuto, sembra non poterla fermare mai nessuno. Per il Monte Silvano con il numero 11 si schiera Jessica Manieri, sul punto di battuta vediamo Lucy Leia, e poi piano piano vi faremo scoprire anche le altre giocatrici. Eccola qua, tocca con il numero 12 Bruna Borges, comincia la partita subito con il primo possesso per la compagine ospite. Bruna Borges, Lucy Leia, subito larga sulla destra, la chiusura di Bea Martin in anticipo sulla numero 7 Amparo. Bruna Borges alla battuta di questo fallo laterale sulla destra, pallone centralmente, ancora Borges, prova ad accentrarsi, largo per Amparo, all'indietro ancora da Borges, prova a gestire questa prima fase offensiva il Monte Silvano. Manieri, gira ancora ad Amparo,
Bruna Borges anticipata da Nega che chiude il fallo laterale. Grande assente di questa partita, Anna Sestari, Anna Carolina Sestari, una dei migliori portieri in circolazione. Sarebbe stato un bellissimo duello. Questa sera purtroppo però non è in lista, quindi non convocata, probabilmente per un infortunio. Recupera palla il Capena subito con Serena Benvenuto, che prova ad andare in avanti. Pallone dolce che arriva tra le mani dell'estremo difensore avversario. Parliamo di Esposito Laura, classe 73. Bruna Borges prova la conclusione, la numero 7 Amparo. Pallone di poco fuori dallo specchio della porta. Primo brivido Bianca Castagnaro, che però non è dovuta intervenire. È passato poco meno di un minuto. Bea Martin allarga per Furman. Nega per Benvenuto, l'anticipo di Lusileia in fallo laterale. Leonardo Gallo dice di tenersi per domenica il pronostico buono. Allora noi gli auguriamo ovviamente che la squadra che tifa vinca. Mentre Marco Noviello dice stasera segna diretta Macchiarella. Tutto può succedere, pallone troppo lungo intanto su questo rinvio di Castagnaro. Esposito può rimettere in gioco con le mani, si riparte con calma da Amparo. Largo subito per Lusileia, ancora Amparo. La numero 11 Jessica Manieri. Bruna Borges sulla sinistra ancora per Manieri. La conclusione di Manieri, la chiusura di Benvenuto e la palla in fallo laterale. Gestisce ancora palla il Montesilvano, il Capena come al solito tiene il baricentro molto basso. Bruna Borges, Amparo, per Lusileia che punta la porta, ispaccata Bianca Castagnaro a dire di no, primo intervento di questa gara, qui Benvenuto non riesce a ripartire. Nemico numero uno per il Città di Capena, Lusileia, giocatrice in maglia numero 10, autrice di 17 gol, l'abbiamo detto, terza marcatrice migliore di questo campionato, dietro Renatigna e Butimà. Ostatte che basa tutto il proprio potenziale offensivo su una coppia d'attacco straordinaria come quella formata da Renatigna e Butimà. Montesilvano invece ha visto diverse marcatrici in questa stagione. La palla dentro, Nega con il petto, Bruna Borges finta il tiro, se la porta sul destro. Ancora la palla per Jessica Manieri. Duello tra numeri 11 con Furman. Lusileia passa su Bea Martin, poi si allunga troppo il pallone. Benvenuto lascia scorrere con calma la Bianca Castagnaro. Capena che ora prova a gestire il primo possesso della gara. Nega triangola bene con Benvenuto, poi raddoppio su di lei. Amparo riesce a chiudere il fallo laterale, si stava liberando sulla fascia sinistra Bea Martin. Capena che ha sfruttato come arma offensiva più pericolosa quella della ripartenza a Falconara per tre quarti di gara in vantaggio con il gol di Furman. E qua intanto Nega a terra, tutto regolare, un 3 contro 3, il pallone dentro per Lusileia che la mette dentro, 18esima marcatura in campionato, vantaggio Montesilvano quando sono passati 3 minuti e 37 secondi. Le ospiti vanno in vantaggio alla prima vera occasione con la loro numero 10. Doccia fredda per il Capena, che quindi si ritrova ad inseguire dopo neanche 3 minuti di gioco. Diagonale che ha battuto Bianca Castagnaro sul primo palo e quindi sblocca la partita al Montesilvano. Vediamo se adesso il Capena saprà subito reagire. Nega di prima dentro Furman, miracolo di Esposito Laura che la tiene lì, occasionissima per il Città di Capena. Alla prima azione dopo il gol subito hanno reagito subito bene delle Brotte, che in attacco possono rendersi pericolose con queste ripartenze veloci, l'avevamo detto. Lusileia spalla alla porta, scarica dietro per Manieri. Amparo cerca di rientrare sul sinistro, pallone buono per Lusileia, il tacco per Manieri. Furman a dire di no. Rimane in attacco il Montesilvano, Manieri con il tacco, Amparo dentro, spalla alla porta Lusileia, Nega riesce a chiudere l'iniziativa avversaria, Bea Martin in mezzo a due nello stretto, allarga per Furman, Furman prova a puntare Borges, che qui fa buona guardia e chiude in fallo laterale. Ancora nessun cambio dall'inizio della partita quando sono passati 3 minuti e 20 secondi. Bea Martin, Benvenuto, pressing alto del Montesilvano, ancora Bea Martin, a spazio
Pallone buono per Nega, chiude la triangolazione, beh, Martin Furman, la palla dentro, il salvataggio di Laura Esposito, che poi riceve un calcio da Maria Laura Furman. Calcio ovviamente involontario, ma che colpisce in pieno la mano sinistra del portiere del Montesilvano. L'arbitro chiede l'intervento dello staff medico. Un colpo assolutamente involontario, ma giustissimo il fischio del primo arbitro Matteo Ottaviani di Trieste. Un Capena che comunque sta facendo vedere buone cose in fase offensiva. Montesilvano che sembra un po' soffrire le ripartenze avversarie, ma che ha fatto molto male in una delle due o tre palle gol finora create. Partita che comunque promette spettacolo. 16 e 22 alla fine del primo tempo. Match appena iniziato, ma che già ha fatto vedere diverse conclusioni verso la porta dell'una e dell'altra squadra. È stato un brutto colpo quello subito da Esposito Laura, che preoccupa sicuramente il Montesilvano, perché stasera con l'assenza di Sestari non c'è per ora un secondo portiere in panchina, quindi in caso di infortunio della numero 73 bisognerebbe passare ad un portiere improvvisato di movimento per il resto della gara. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Amparo la gioca dalla numero 5 appena entrata, capitano Ersilia D'Incecco, ma la palla era in movimento, quindi bisogna ripetere questo calcio di punizione. Riprende ora la gara, eccola D'Incecco a gestire il suo primo pallone. Bruna Borges, Magneri, ancora Bruna Borges, Lusileia a spalle alla porta, prova a girarsi, Lusileia col sinistro, Castagnaro deve dire di no. È rapidissima nello stretto Lusileia, attenzione la palla per Bruna Borges che strozza la conclusione, Bea Martin per Furman, c'è spazio sulla sinistra, prova a prenderselo Furman, la chiusura di Jessica Magneri, prova a mantenere il possesso il Capena, Bea Martin è tutto chiuso, Nega apre sulla banda sinistra per Benvenuto, ancora Nega, largo da Bea Martin, non c'è intesa tra le due però, D'Incecco copre e si prende il fallo laterale. E quindi cambio di fronte, il Capena come al solito attende l'iniziativa avversaria. Magneri, D'Incecco, Lusileia aggredita subito da Benvenuto che recupera palla in maniera regolare, tunnel poi danni di Lusileia, poi Bea Martin all'indietro per Castagnaro, lancio impreciso a metà tra Furman e Bea Martin, non può arrivare nessuna delle due. Sembra ancora dolorante Laura Esposito per il colpo subito in precedenza da Furman. Magneri, dalla destra, si fa vedere sulla banda sinistra la numero 14, Maria Ortega, ancora Ortega, addosso all'altra numero 14 del Capena, Jennifer Oliveira, ex Feyenoord, alla prima partita in casa con la maglia del Città di Capena per la giocatrice olandese. Pallone subito dentro, è buona per Alessia Guidotti. Ha cambiato praticamente tutto il quartetto iniziale il Montesilvano. D'Incecco in profondità per Coppari che non controlla bene, alla fine Benvenuto mette il fallo laterale ed esce proprio la numero 18 per l'ingresso di Sara Agnello con la maglia numero 19. D'Incecco l'arco da Guidotti, ancora D'Incecco, pallone dentro, Coppari al primo controllo e Furman a salvare sull'iniziativa di Ortega. Riparte intanto Bea Martin, Agnello allarga sulla destra per Furman, di prima per Bea Martin, ha provato il cambio gioco con la punta destra Furman, l'intenzione era buona, l'azione anche, è mancato solo l'ultimo passaggio per il Città di Capena per andare vicinissimo alla porta di Laura Esposito, che per ora resiste e rimane in campo. Guidotti dentro per Coppari, fa buona guardia Oliveira che lascia presa facile a Castagnaro. Agnello, Bea Martin, Furman scambia velocemente con Bea Martin, Agnello spalle alla porta Oliveira, sbaglia l'appoggio qui Oliveira, può ripartire il Montesilvano, un po' lenta però questa ripartenza, al tempo di riposizionarsi il Capena. Coppari ancora per Ortega, largo per Guidotti, Ortega, pallone in profondità, è buono per Coppari, scarico dietro da D'Incecco, la conclusione da lontano
Conclusione però velleitaria, poi Castagnaro rinvia troppo frettolosamente, Agnello non arriva, fallo laterale. Ci ha provato Di Cecco dalla distanza, conclusione molto debole, bloccata tranquillamente in due tempi da Bianca Castagnaro. Ancora Guidotti, Di Cecco di prima colpisce la propria compagna invece di servirla, allora il pallone che finisce in fallo laterale. 13:36 alla fine, quindi sono passati poco più di 6 minuti e mezzo. Agnello, Furman, ancora per Agnello che può controllare addosso a Coppari, si prende il fallo laterale, sarà Agnello, anche lei ex Lazio insieme alla compagna Serena Benvenuto, si sono ritrovate qui al Città di Capena. Intervento di Oliveira, forse falloso, sicuro segue però per il vantaggio di Incecco, scarica da Coppari. Ortega, chiama uno schema, un movimento Ortega, temporeggio Oliveira, passa Ortega, la conclusione respinta da Castagnaro e Agnello allontana come può. Buona iniziativa da parte di Ortega, che grazie anche al movimento delle sue compagne è riuscita a liberarsi uno spazio per la conclusione, respinge Bianca Castagnaro. Di Cecco di prima è tutta sola. Coppari che di testa però non indirizza bene, qui la difesa si è persa completamente. Ludovica Coppari, conclusione però velleitaria che finisce sul fondo. Nega, torna in campo lei. Da Martin per Oliveira che viene anticipata da Capitan Di Cecco. Prova a gestire ora il Capena con un quartetto di movimento molto offensivo. Palla buona per Oliveira che si gira dentro l'area, ancora Oliveira lotta, alla fine viene triplicata addirittura ed Ortega allontana come può, è andata a caccia del fallo laterale, qui Ortega ha cercato di colpire un'avversaria per prendersi il possesso, non c'è riuscita. Qui attenzione all'errore di Bea Martin, Coppari pressata da Neca, il tiro di Coppari, Agnello in due tempi, fa sua la sfera e la gioca corta ad Agnello. Bea Martin, Nega, di tacco per Agnello, Agnello aggredita da Coppari, passata Coppari, forse c'è un fallo, tutto regolare per l'arbitro, si gioca, il cross viene alla fine gestito bene dalla difesa del Capena che ora può giocare momentaneamente con una giocatrice in più, rientra adesso Coppari, Oliveira in mezzo a due, non può passare. Mentre intanto veementi le proteste del capitano del Montesilvano che viene richiamata dal secondo arbitro di questa sera che è Andrea Barillà della sezione di Cinisello Balsamo. Non serve, non serve, dice l'arbitro, proteste che abbiamo sentito fino a qui da parte di Dincecco che voleva un fallo nella precedente azione. Fischia l'arbitro, riprende il gioco, Agnello scarica corto da Bea Martin. Perde per un attimo l'equilibrio la numero 8, gestisce ancora lei, Nega. Ancora Bea Martin. La palla che passa, ancora Nega sulla sinistra, si inserisce Oliveira. Preferisce ricominciare da dietro, Bea Martin aggredita da due, la conclusione deviata, Oliveira lotta, spalla alla porta, finisce a terra Di Cecco, riesce però a sventare la minaccia. Si riparte dal portiere Esposito, che la gioca dalla numero 17 Alessia Guidotti. Con calma ora il Montesilvano, riprende posizione e fiato il Capena. Ortega punta a Benevento, la mette giù. Anzi, perdon, non era Ortega, ma era bensì la numero 12 Bruna Borges. L'area tronca intanto ci dice 4-1. Immaginiamo per il Montesilvano, mentre per il Città di Capena sempre presente ormai l'ultras delle Leprotte Daniele Bizzarri. Sarà Borges ad incaricarsi della battuta di questa punizione, entra dentro anche la numero 27, Belli, il pallone che passa, Agnello ad allontanare, traiettoria del pallone insidiosa anche se non molto potente, mentre intanto gestisce il suo primo pallone anche la numero 19 Aida Sciascio. Amparo proprio per Sciascio, spalla alla porta, deve girarsi, Borges da lontano, Castagnaro si rifugia in angolo. Tentano anche il tentativo dalla distanza dei giocatrici abruzzesi, ovviamente la difesa del Capena è molto bassa, quindi può essere sicuramente una soluzione valida quella di tiri dalla distanza. Palla dietro per Amparo, la conclusione, Nega con il brivido, riesce a stopparla.
rischiato un pochino l'autogol, benvenuto di prima dentro la chiusura di Sciascio che intercetta un passaggio che era ben indirizzato verso Jennifer Oliveira, che ora si accomoda in panchina per far posto a Biamartin. Biamartin per benvenuto, la chiusura di Amparo. Biamartin, Agnello, tanto rispondiamo a Daniele Bizzarri. No, Will è ovviamente ancora una giocatrice del Capena, però per problemi familiari è rimasta nella propria madre patria in Brasile. Ah. Riprende il gioco Bruna Borges. Largo per Belli, ancora Borges. Aida Sciascio. Amparo, largo ancora per Bruna Borges, si avvicinano in due, si fa larga invece Amparo, Bruna Borges gestisce, poi scarica da Sciascio, pallone troppo lungo per Belli che non riesce a controllare. Capena che era partito bene, aveva creato subito un'occasione molto importante appena dopo aver subito il gol, adesso si è un po' spenta la squadra di Mister Chiesa, che prova però a smentirmi con questo possesso. Biamartin, Agnello, spalle alla porta, lascia proprio per Biamartin che se l'allunga. Agnello lamenta un tocco di mano di Belli che non c'è secondo l'arbitro. Biamartin, largo per Nega, può liberare il destro ma c'è Sciascio a fare buona guardia. La pronuncia della numero 19 ha sempre messo in crisi un po' noi telecronisti, perché insomma è un cognome molto, molto particolare. Io seguo in maniera indiretta i consigli della mia collega Silvia Vinditti, che racconta le partite in casa proprio del Montesilvano, e allora mi fido della sua pronuncia. Intanto la conclusione di Sciascio. C'era stato qui il tocco di Bianca Castagnaro, almeno da una prima impressione, non secondo l'arbitro, che invece fa riprendere il gioco da una rimessa dal fondo. Biamartin, pressing alto, Diletta Macchiarella, rischia tantissimo. Belli, conclusione addosso a Castagnaro, non c'è fallo, lancio lungo. Brividi però qui, Macchiarella ha perso una palla velenosissima da ultimo uomo. Belli si è presentata tutta sola davanti Castagnaro, ma sicuramente è stata anche leggermente trattenuta da Macchiarella, non abbastanza secondo i direttori di gara per far sì che venisse fischiato il fallo. Con calma il Montesilvano. Sciascio, Bruna Borges, la mette dentro. Castagnaro ancora una volta a rifugiarsi in angolo, ennesimo tiro dalla bandierina per il Montesilvano. Qualche problematica, un altro pallone in campo, si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Bruna Borges in mezzo, pallone arretrato per Sciascio che non controlla bene. Macchiarella a pressare, se la cava Sciascio che qui sbaglia però, nega. Recupero di Amparo decisivo, ripartenza allora del Montesilvano proprio con Sciascio che frena e manda a vuoto due avversarie. Amparo, Borges, spalla alla porta, ancora per Amparo. Belli prova a girarsi, posizione defilata per Belli, Castagnaro ancora a fare buona guardia sul suo palo e a dire di no. Ancora dalla bandierina Borges, la conclusione di Belli respinta, anche quella di Amparo. Nega può ripartire, c'è poco spazio, il tunnel di Nega che qui fa una magia. Macchiarella ancora dentro, la chiusura di Belli. Ma che giocata da vedere e rivedere di Capitan Nega, che in un fazzoletto se n'è andata via in tunnel sulla malcapitata Federica Belli. Intanto si chiede il cambio del pallone, forse leggermente sgonfia la sfera con cui stavano giocando le giocatrici in campo. L'arbitro fa rispettare la distanza su questo fallo laterale. Benvenuto parte corto per Macchiarella. Macchiarella con il tacco ancora dalla stessa Serena Benvenuto, che poi allarga sulla destra, Furman la tiene in campo. Nega anche ma non riesce a controllare. Belli pressata alta, scarico dietro d'Amparo, si libera sulla destra
Bruna Borges, l'inserimento di Belli che qui controlla la palla ancora per Borges, bellissima azione del Montesilvano, pallone che però colpisce solo l'esterno della rete. Ottima qui però l'uscita da parte delle ragazze di mister Sant'Angelo. Pallone all'indietro per Castagnaro, Macchiarella ha un po' di spazio, prende nel campo Macchiarella, Oliveira cerca ancora lo scambio per Macchiarella, non si intendono però le due compagne, allora Belli dentro per Amparo, Castagnaro, attenzione la palla rimane lì, due volte Castagnaro, tutta la sua sicurezza, Furman raddoppiata la numero 11, rallenta il gioco, svanisce l'inerzia del contropiede e recupera poi palla al Montesilvano su questo passaggio errato di Serena Benvenuto, sciascio da lontanissimo, ha cercato il gol partita, il gol dell'anno, conclusione però debole che Bianca Castagnaro riceve volentieri. Benvenuto, Macchiarella, pressata alta la numero 24, non poteva però toccarla Castagnaro perché aveva già ricevuto il pallone, ingenuità qui di Diletta Macchiarella che ha ridato palla al suo portiere dopo che l'aveva già giocata nella stessa azione, e allora sarà punizione a due. Occasione ghiotta quindi questa per il Montesilvano a causa di un'ingenuità, stavolta lo dobbiamo dire, del Città di Cavena che regala un'ottima occasione per lo 0-2 alla compagine abruzzese. Si presentano in tre sul punto di battuta Lucy Leia, Jessica Manieri e, se non vediamo male da qui, Aida Sciascio. Vediamo chi andrà alla conclusione. Anzi no, scusate, terza non era Sciascio ma bensì la numero 14 Ortega. Si allontanano tutte però, rimane Lucia sul pallone, ricordiamo che però la punizione deve essere calciata di seconda, quindi probabilmente ci sarà un appoggio corto per Manieri. Lucia l'appoggio per Manieri, per Amparo che qui da buona posizione spreca una ghiotta occasione. Castagnaro la gioca da Bea Martin, Furman all'indietro ancora per Bea Martin, poco movimento, Bea Martin ancora per Furman, il mister del Montesilvano chiama il pressing portato bene avanti da Ortega che riesce a fermare l'iniziativa avversaria. Poco meno di 7 minuti alla fine, partita per ora bloccata sull'1-0 per il Montesilvano, decide il gol di Lucy Leia. Hanno gestito bene finora le padrone di casa, scusate la compagine ospite, padrone di casa che invece stanno trovando un po' di difficoltà a creare pericoli alla porta avversaria. Pallone dentro, troppo alto per Vincecco che non può arrivare. Prova ad abbassare il baricentro anche il Montesilvano, proprio forse per scardinare la difesa del Cavena che adotta sempre una tattica antendista. Sbaglia Bea Martin, Lucy Leia può puntare la numero 8, Lucy Leia sul destro con la spalla Castagnaro a dire di no. Oliveira può ripartire, è sola contro tre, frena Oliveira, tenta un tunnel su Lucy Leia che invece riesce a recuperare palla a prendersi il fallo. Terza infrazione del Cavena per questo primo tempo, Montesilvano non ne ha commessa nemmeno una finora. 6 minuti alla fine, gestisce palla Montesilvano, la conclusione deviata, Castagnaro smanaccia in qualche modo, ancora il gol di Jessica Manieri sulla conclusione respinta, si avventa la numero 11 che col sinistro buca le gambe di Furman e buca anche la difesa di Castagnaro, raddoppio del Montesilvano quindi quando sono passati 14 minuti e 6 secondi. Si riparte dal 2-0 per questo finale di frazione, Cavena che deve trovare per forza una reazione se vuole rientrare in partita. Per ora il Montesilvano la sta gestendo meglio, riparte Ortega che brucia Macchiarella sul posto, pallone dentro, Lucy Leia, troppo altruista stavolta la numero 10 che ha voluto chiudere il triangolo con Ortega. Passaggio troppo arretrato però per la numero 14 che invece era già ad un metro dalla porta. E allora si salva questa volta il Cavena che poteva subire il secondo gol nell'arco di pochi minuti. Oliveira protegge il pallone e guadagna fallo laterale.
Pallone battuto corto, Macchiarella, lontano dallo specchio della porta, difesa da Esposito. Riparte il Montesilvano, Lusileia spalla la porta, protegge bene il pallone, c'è spazio per la concussione, Castagnaro in due tempi la fa sua. Poi con calma da benvenuto, come abbiamo detto tiene il baricentro comunque dietro la propria metà campo il Montesilvano, che però appena può alza il pressing come in questo momento. Furman prova ad andare in dribbling su Di Cecco, c'è un fallo però della numero 5, una leggera spinta a danno della giocatrice argentina e quindi prima infrazione commessa anche dal Montesilvano quando mancano 4 minuti e 57 alla fine. Furman a caricarsi della punizione, la batte dietro da Benvenuto, prova a gestire questo pallone il Capena, pressing alto su Bea Martin che deve tornare indietro da Castagnaro. Vediamo se tenta la giocata lunga Castagnaro, è così, Esposito in... la fa sua, troppo lungo questo rinvio, non poteva arrivare nessuna giocatrice in maglia biancorossa. Pallone dentro, Lusi, Leia con la testa controlla, Benvenuto mette fuori. 4:25 alla fine, rimane in attacco il Montesilvano. Manieri è buona per Ortega che non si intende con il proprio capitano, chiama il time out mister Chiesa che vede le sue giocatrici un pochino affrante dopo aver subito il secondo gol. Montesilvano che per ora sta gestendo molto bene la gara, sarà contento mister Gonzalo Sant'Angelo se. Vediamo cosa accadrà in questi ultimi 4 minuti e 22 del primo tempo, a tra poco. Rispottiamo intanto ad Alex Trinità e aggiorniamo anche tutti coloro che si fossero collegati solamente ora, 4 minuti e 22 alla fine. Il primo gol è stato segnato da Lusileia, il secondo invece pochi minuti fa da Jessica Manieri. Rientrano le squadre in campo. Camena che si schiera con Castagnaro tra i pali, Furman, Bea Martin, Benvenuto e Nega. Per il Montesilvano invece rimane Laura Esposito tra i pali, Lusileia, Manieri, Ortega e Dincecco. Proprio Dincecco che intercetta questo pallone, la conclusione ribattuta da Castagnaro, ancora Dincecco, salva Nega sulla riga di porta, anzi pardon, salva Bea Martin sulla riga di porta che si rifà dopo l'errore in uscita, brutta palla persa, ne approfitta come un falco Dincecco, si avventa su questo pallone, si lancia verso la porta avversaria, Castagnaro è brava in uscita a coprire lo specchio. Giro dalla bandierina, pallone troppo lungo però battuto da Ortega, non può arrivare nessuna delle giocatrici in maglia blu. Benvenuto Bea Martin, Furman anticipato da Ortega, rimane a terra Furman, forse ha subito un colpo dalla numero 14 avversaria, si rialza però la giocatrice argentina, autrice del primo gol in campionato, proprio con, anzi del secondo gol in campionato domenica scorsa con il Falconara. Errore qua di Furman, Lusileia messa giù da Benvenuto, calcio di punizione, fallo di Serena Benvenuto, quarta infrazione commessa dal Capena che ora deve stare attenta perché può giocarsi solo un altro bonus prima del tiro libero. 3 minuti e 44 alla fine. Altra occasione ghiotta per il Montesilvano, questa che
ha delle tiratrici importanti. In questo caso la punizione di prima, quindi si può andare anche direttamente alla conclusione in porta. Jessica Magliani alla battuta, si allontanano tutte le altre. Ortega a dare fastidio a Castagnaro, Magnieri scarica corto, Ortega dentro per Lusi, lei a Castagnaro con il corpo. Sta salvando le proprie compagne Castagnaro stasera, come al solito, autrice di una splendida prestazione, tante tante parate per il portiere brasiliano. Magnieri, pallone dentro per Sciascio, la conclusione di Sciascio con una mano, Castagnaro che la lascia lì per un attimo e poi fa sua la sfera. Bea Martin, Furman, aggredita da Lusileia, pallone in fallo laterale. Fa un cenno di no con la testa Laura Furman, segna che qualcosa non va tra le fila del Capena. Benvenuto Bea Martin, nega, copre bene il pallone, allarga per Benvenuto, dentro per Bea Martin che però deve tornare indietro perché non c'è nessuna compagna a disposizione. Furman per Nega, la chiusura di Ortega, pallone in fallo laterale, prova a rimanere nella metà campo avversaria la squadra di Fiano Romano. Furman, la pallone dentro, chiusura decisiva di Ortega, riparte Lusileia che punta Benvenuto, passa Lusileia, larga sulla sinistra, se la porta alla fine sul fondo. Bea Martin, Benvenuto ancora per la numero 8, ancora Benvenuto, ancora Bea Martin, largo da Furman che però è troppo in avanti rispetto alla traiettoria del pallone, allora non può arrivare. Cambio intanto, esce Ortega, torna in campo Amparo e se la porta sul sinistro e calcia Castagnaro, ancora lei in due tempi, sempre lei. Nega, pressata da Amparo, ancora altro errore. Forse il Capena non vede l'ora di arrivare a fine primo tempo per ordinare un attimo le idee, sembra un po' confusa, frastornata la squadra padrona di casa. Sicuramente anche la stanchezza per il match giocato neanche 48 ore fa con il Falconara Vesa, ma anche il Montesilvano è stata protagonista della prestazione a Scandicci con il Pelletterie, che ricordiamo si è aggiudicata per 3-2. Amparo, Borges, chiude Nega su Bruna Borges. Laura, quando vuoi, urla mister Chiesa, è pronta ad entrare infatti Jennifer Oliveira. Amparo, Sciascio spalla la porta, protegge bene palla, si gira Sciascio, pallone che dà solo per un attimo l'illusione del gol ma colpisce l'esterno della porta difesa dal Capena. Sì, ovviamente Daniele Bizzarri è della squadra di Fiano Romano, no, giustamente la squadra è il Capena ma gioca al palazzetto di Fiano Romano, il senso era quello, no? Mi sono effettivamente espresso male io, chiedo venia. Riparte il Montesilvano con Bruna Borges, si gira bene qui Amparo che conclude con la punta, alto sopra la traversa, c'è stato però un tocco forse di Oliveira, è scivolata, o forse di Bianca Castagnaro che ha alzato con la punta delle dita sopra la traversa. Tant'è che però il risultato è sempre lo stesso, calcio d'angolo per il Montesilvano, pallone dietro, Sciascio altissimo, fa addirittura cadere un pallone incastrato nel palazzo, al palavertini di Fiano Romano da una vita, quindi fa un favore sicuramente al custode del palazzetto. Nega, Benvenuto, è libero Oliveira, subito in chiusura Borges, Oliveira tenta una magia, passa Oliveira! Beh, Esposito con la punta, poi Benvenuto non riesce a calciare, Benvenuto con una mano, si continua a giocare, l'arbitro non fischia niente, pallone buono per Nega che se lo perde per un attimo, poi l'intervento di Amparo falloso ai danni di Nega. Le giocatrici protestano, però qui stavolta abbiamo detto insomma giustamente i falli fischiati a favore del Montesilvano, giustissimo anche questo fischio a favore del Città di Capena. Amparo in ritardo su Nega. Poi entrambe le giocatrici capitombolano sul pallone, però l'intervento in ritardo è della giocatrice in maglia numero 7.
Partenega la battuta di questa punizione, la conclusione, Esposito a dire di no e a rifugiarsi in calcio d'angolo. Sembra essersi ripresa dall'infortunio subito ad inizio partita il portiere del Montesilvano. Nega ancora con la conclusione, pallone deviato, ancora la numero 10, torna indietro da Castagnaro, ancora il tentativo lungo, fa buona guardia a Borges che anticipa Saragnello, appostata proprio lì a pochi centimetri dall'estremo difensore avversario. Agnello gioca corta per Oliveira, la palla dentro, si salva ancora il Montesilvano. Coppari per Amparo che finisce a terra, non c'è fallo però, non protesta nemmeno Amparo, consapevole di non aver subito un'infrazione, e allora riparte il Capena. 30 secondi alla fine, ultima sortita offensiva di questo primo tempo. Neca per Benvenuto, pallone all'indietro per Agnello, largo per Oliveira che non riesce a controllare, pallone troppo alto da controllare con il petto, ha provato a metterlo giù con la spalla, controllo molto molto complicato che non riesce la giocatrice olandese. Coppari, Sciascio, ancora Coppari, 6 secondi alla fine, vediamo se riuscirà ad andare al tiro una delle due squadre. C'è poco tempo, Neca per Oliveira e arriva il suono della sirena. 2-0 per il Montesilvano a fine primo tempo, decidono per ora le reti di Lusileia e Manieri. Noi ci vediamo per il secondo tempo, vediamo se il Capena riuscirà a reagire o il Montesilvano riuscirà a portarci a casa i 3 punti. A tra poco.
Ben trovati qui al Palavertini di Fiano Romano per il secondo tempo tra Città di Capena e Montesilvano, risultato che per ora è sullo 0-2 per la compagine ospite, decidono le reti di Lusileia e Jessica Manieri. Sul punto di battuta il capitano delle biancorosse Neca, le protte che si schierano con Castagnaro tra i pali. Neca alla battuta, benvenuto Agnello e Bea Martin. Per il Montesilvano Laura Esposito tra i pali, Amparo con il numero 14, Lusileia, Manieri e D'Incecco che si appresta ora a battere questo fallo laterale, anzi no. Pallone che viene consegnato ad Ortega. Capena che deve reagire se vuole rientrare in partita, Montesilvano che per ora sta gestendo molto bene, qui subito il pressing alto però di Neca, sembra aver cambiato mentalità. La squadra va allenata da Mister Chiesa che ora alza il pressing per cercare di mettere in difficoltà la compagine abruzzese. Benvenuto. Pallone sbagliato per Agnello, prova a battere velocemente Lusileia, si posiziona subito però il Capena. Ortega. Lusileia. Largo sulla destra per D'Incecco che per poco non arriva. Buona l'idea di Lusileia di cambiare il gioco. Controllo difficile per D'Incecco che non riesce a tenere in campo. Mantiene il baricentro basso il Montesilvano, sembra essersi invertita l'inerzia della gara, almeno per questo inizio di secondo tempo, ma ecco che sale subito il pressing. Bea Martin stavolta sfugge bene, Neca primo controllo, la palla rimane lì, in qualche modo si salva, ancora il tacco di Neca, la ripartenza poi di Lusileia, contropiede, occasione ora per il Montesilvano, rientra Lusileia, l'appoggio per D'Incecco, tiro ribattuto da Neca, benvenuto poi in avanti, non controlla la numero 10. Subito occasione per il Capena, brava Laura Esposito a coprire lo specchio, Neca non è riuscita a mettere in rete con la zampata vincente. Sembra aver mostrato però un'altra faccia ad inizio di presa il Città di Capena. Ortega, Lusileia, scarico dietro ancora per Capitan D'Incecco. Manieri, pressing di benvenuto. Alla fine Manieri è costretto a mettere fuori, colpisce anche qualcuna delle sue compagne seduta in panchina proprio per rifugiarsi in fallo laterale. Bea Martin, Neca, Bea Martin, c'è poco movimento delle compagne, pallone buono per Benvenuto, pressing di Lusileia, è passata a Benvenuto che rientra. Si lotta, alla fine esce bene il Montesilvano, Lusileia gestisce all'indietro per Manieri, Ortega, lungo per D'Incecco, Bea Martin prima di tutte, conclusione respinta con il petto da Ortega e poi Lusileia esce bene, serve D'Incecco, rientra D'Incecco, la chiusura di Neca, Agnello a coprire su Castagnaro, la spinta della numero 5, si arrabbia Agnello che reclama un fallo. Per l'arbitro è tutto regolare, metro di giudizio un po' all'inglese da parte dei due direttori di gara che però hanno sempre fischiato le infrazioni più plateali. Contropiede Montesilvano, Ortega, libera sulla sinistra, punta Agnello, la numero 14 se la porta sul sinistro, poi rientra sul destro. D'Incecco ancora per Manieri. Lusileia sulla destra, torna indietro. Ortega stavolta sbaglia, 3 contro 3, Neca. Bea Martin rimane dietro, un po' stanca, adesso però deve difendere questa situazione di 2 contro 1. Ortega, c'è Lusileia in mezzo da sola, pallone troppo lungo per la numero 10. Si salva stavolta il Capena. Errore in uscita di Neca, Bea Martin è rimasta dietro, è riuscita a coprire bene la linea di passaggio. E poi l'errore di Lusileia che non trova la compagna tutta sola davanti alla porta. 2 minuti e 45 all'inizio di questo secondo tempo, ancora 2-0 per il Montesilvano, ora Neca spalle alla porta, Benvenuto non accompagna l'azione immediatamente e allora la sfera finisce fuori. Con calma ora il Montesilvano, Capena che riabbassa la propria linea difensiva. Amparo. Ortega,
ancora per Amparo. Manieri scambia ancora con la numero 7. Ortega cambia gioco da Lusileia, pallone troppo lungo. Intanto esce proprio Ortega per lasciare spazio alla numero 17 Guidotti. Primo cambio di questo secondo tempo. Eccola qua, proprio Alessia Guidotti per Amparo che punta a Bea Martin, pallone buono per Lusileia, la chiusura di Benvenuto che arpiona la sfera, pallone all'indietro, rischia tantissimo Castagnaro. Benvenuto, mamma mia, si salva qui il Capena, stava per combinare la frittatona, una difesa biancorossa. Aveva chiamato palla Castagnaro, Benvenuto l'ha ascoltata, ma lì in agguato c'era Amparo. Mentre intanto Lusileia lascia il posto per Belli che qui sbaglia subito il suo primo pallone. Alla fine si salva il Montesilvano tornando indietro al proprio portiere. Esposito per Guidotti, pallone perso, Neca. Pallone dentro per Benvenuto, intercetta Amparo che poi guida la ripartenza. Belli uno contro uno con Bea Martin, se la porta sul sinistro, guadagna fallo laterale in posizione offensiva. Primo cambio anche per il Città di Capena, esce Serena Benvenuto, entra Maria Laura Furman in maglia numero 11. Più esplosività in questo momento per il quintetto di Mister Chiesa, a discapito di un po' di fisicità. Conclusione deviata da Agnello. Il tentativo ancora una volta della numero 7 Amparo. Sarà Guidotti ad occuparsi di questa battuta dal calcio d'angolo. Pallone all'indietro per Sciascio. Amparo cambia banda per Sciascio. Ancora Amparo. C'è il movimento di Sciascio, poi Guidotti preferisce tornare indietro al proprio portiere. Esposito ancora per Guidotti, che pressata è costretta a mettere in fallo laterale. Esce Saragnello, entra Jennifer Oliveira. Pallone battuto all'indietro per Bea Martin, proprio per Furman. Il tacco per Bea Martin che passa su Sciascio, Bea Martin in mezzo, ci mette una pezza Amparo. Qui bravissima Bea Martin a sfuggire via sulla fascia sinistra, fulminata sul posto Sciascio che era anche finita a terra. Pallone all'indietro per Nega, la conclusione deviata da Oliveira che stava per ribadire in rete. Il tiro di Nega era fuori dallo specchio, Oliveira aveva giustamente cercato di ribadire in rete, non è riuscita però a deviare in maniera vincente il pallone. Un po' di indecisione su chi deve battere questo fallo laterale. Alla fine se ne incarica Nega, Furman prova a portarsela sul destro, riesce ad evitare l'intervento di Amparo, non quello di Federica Belli. Ancora fallo laterale, proveranno lo stesso schema nel Città di Capena. Ancora Furman che stavolta non riesce a prendersi neanche il possesso della sfera perché la palla carambola sul suo corpo. E allora Montesilvano. Castagnaro chiama a gran voce le marcature. Federica Belli prova a portarsela sul sinistro, in scivolata da terzino questo intervento di Laura Furman. Belli in mezzo, Castagnaro con i piedi come può e Sciascio si prende il fallo laterale. Ancora Belli, Sciascio sul sinistro, tiro ribattuto da Furman, Nega, buono il primo controllo, pallone in profondità per Oliveira, fermata da Belli che interviene sul pallone. Si lamenta la numero 27 che invece chiedeva che l'ultimo tocco fosse proprio della numero 14. Piccola chicca, Jennifer Oliveira, olandese, ovviamente numero 14, non vi fa pensare ad altro se non a Johan Cruyff. Attenzione qui intanto a Nega, con questo passaggio che sembrava impreciso e lo era, diventa quasi un tiro pericoloso che esce fuori di pochissimo dalla porta di Laura Esposito. 5 minuti e mezzo dall'inizio di questo secondo tempo. Lancio lungo di Belli, Castagnaro con i piedi dalle parti della panchina del Montesilvano. Amparo, tornata in campo dopo essere uscita per qualche minuto.
Guidotti spalla alla porta, scarico da Belli. Pressing di Furman su Sciascio, tutto legale, tutto regolare. Ha provato la giocata con il tacco Aida, con il numero 19. E poi qui scambio tra Furman e Nega che non va a buon fine. Pallone ancora una volta fuori. Secondo tempo per ora a ritmi decisamente più bassi rispetto al primo. Poche le occasioni vere create finora. Montesilvano che si limita a gestire il vantaggio creato finora. Amparo. Scambia con Sciascio. Ancora Amparo. Dentro Nega, non controlla bene. Furman scivolata sul pallone. Bravissima qui l'Argentina. Bea Martin. Dentro per Oliveira, che può andare alla conclusione, il tiro in diagonale, non trova di poco la porta. A caccia del primo gol in maglia biancorossa, Jennifer Oliveira. Che per ora ancora non è arrivato, quando ha la terza presenza con la maglia del Città di Cavera. Girandola di cambi per il Montesilvano. Ortega. Duello tra numeri 10, vinto stavolta da Nega, che anticipa Lusileia. E chiude in fallo laterale. Torna in campo anche Bruna Borges, che si incarica proprio di questa battuta. Eccola qua la giocatrice brasiliana all'indietro da Ortega. Pallone lungo, troppo per tutti, blocca Castagnaro, riparte il Cavera, Bea Martin, largo da Nega. Cerca spazio Nega, cerca un gioco di gambe. Viene raddoppiata però la marcatura a danni del capitano delle Leprotte. Alla fine viene fermata. Esce proprio Nega, entra con il numero 27 di Eletta Macchiarella. Il pallone è finito dalle parti del cronometrista. Ma si riparte, 12:36 alla fine, il Cavena ancora sotto di 2. E qui c'è il primo fallo di questo secondo tempo commesso da Jennifer Oliveira a danno dell'altro numero 14 di oggi. Ortega chiede scusa a Oliveira, in maniera sportiva si rende conto di aver commesso fallo. Nessuna protesta però per questo fischio, come è giusto che sia. Ortega in profondità, qui Bea Martin si fa un po' sorprendere dall'anticipo di Lusileia. Pallone che arriva in qualche modo a Coppari, salva Nega. Guadagna anche il fallo laterale. Ottimo qui il contromovimento d'attaccante vero di Lusileia, che è passata prima dietro e poi davanti Bea Martin ed è riuscita ad arrivare su questo pallone. Bea Martin all'indietro, rischio. Coppari può arrivare, in mezzo c'è Lusileia, Coppari dentro, Lusileia non perdona e arriva a quota 19. Città di Cavena 0, Montesilvano 3, la doppietta di Lusileia a 7 minuti e 59 dall'inizio di questo secondo tempo. È un gol che rischia di mettere in ghiaccio la partita, rimonta che ora si fa complicatissima per il Città di Cavena. Riprende il gioco, Jennifer Oliveira la battuta. Subito tentativo in profondità di Furman, che non trova nessuna compagna. Ortega scambia corto con Bruna Borges, poi la palla larga per Coppari. Giro palla veloce del Montesilvano, che ora naviga sulle ali dell'entusiasmo. Quell'uscita di Castagnaro con i piedi a spazzare. Daniela Bizzarri fa una domanda interessante: Chiesa userà il portiere di movimento? Vorrei essere nella sua testa in questo momento. Lo scopriremo solo vivendo. Conclusione intanto di Bruna Borges, ribattuta da Macchiarella. Prova ad involarsi da sola Oliveira. Sono troppe però le avversarie e Coppari, senza fronzoli, spazza via più lontano che può.
decisione saggia da parte della numero 4, che non rischia leziosismi inutili in fase difensiva e allontana. Benvenuto, deve tornare indietro da Castagnaro. Tentativo lungo, si scansano tutte. Pallone che poteva diventare insidioso se fosse stato indirizzato nello specchio della porta. Non è questo il caso, siamo quasi a metà di questa ripresa. Montesilvano gestisce. Intervento di Benvenuto ai danni di Coppari. Non c'è fallo, qui qualche parolina viene detta dalla numero 4. L'arbitro però conferma la sua decisione. Diciamo che stranamente nella storia del calcio è successo il contrario, quindi. Riparte Furman, sola contro tutte. Riesce però a mantenere il possesso, alla fine però esagera la numero 11. 2 contro 2. Ortega si allunga troppo il pallone sul destro, rientra. E alla fine torna indietro, mantiene il possesso palla al Montesilvano, che preferisce gestire e non spingere. Attenzione Borges, Castagnaro in qualche modo in uscita, se l'era persa qui Furman. Oliveira da sola, buona per Benvenuto, a spazio Benvenuto, la palla per Oliveira, in spaccata, salva tutto Ortega. E poi esce velocemente, falso ingresso in campo, Jessica Manieri. Proprio al posto della numero 14 spagnola. Castagnaro raso terra per Oliveira, spalle alla porta. Oliveira con la punta, murata. E poi Benvenuto in fallo laterale. Lusileia sulla banda sinistra, uno contro uno con Benvenuto, lascia sul posto la numero 18, Lusileia in mezzo, Macchiarella stavolta a salvare, poi recupero immediato di Coppari, ancora Macchiarella però a lottare, a mettere in fallo laterale, prova a caricare le sue compagne Bea Martin, che stasera non hanno offerto una delle migliori prestazioni, partita sicuramente da rivedere. Almeno finora per mister Chiesa, ma può succedere di tutto nel futsal, è uno sport bello proprio per questo. Esposito, la gioca corta, pallone in profondità, Coppari la tiene in campo, anzi no. Secondo l'arbitro sembrava, aveva fatto un ottimo controllo Coppari, non è bastato però per mantenere il pallone in gioco. Fallo laterale, doppio cambio per il Cavena, torna in campo proprio Bea Martin. Mentre si scalda anche Nega, buona la giocata con il tacco di Oliveira, Benvenuto, anche questa volta non mantiene la sfera in gioco. Otto minuti e 30 alla fine, 0-3 dice il tabellino, che stavolta dobbiamo dirlo, rispecchia un po' i valori visti in campo finora. Lusileia, pallone intercettato da Nega. Largo per Bea Martin, se la porta sul destro Bea Martin, che con la punta non trova lo specchio, anzi sì, l'aveva trovato, c'è stato il tocco di una giocatrice avversaria, forse proprio di Esposito, che sventa la minaccia con la punta del dita, da qua sembrava uscito il pallone, invece è stato a quanto pare toccato, perché l'arbitro assegna calcio d'angolo. Da Martin, pallone che non arriva a nessuno, D'Incecco lascia sul posto Nega con la punta, D'Incecco, Castagnaro. Poi l'arbitro qui va a richiamare qualche elemento della panchina, forse proprio mister Gonzales, per qualche protesta di troppo. Non capiamo il riferimento a quale episodio, evidentemente, perché non c'è stato nulla di troppo clamoroso. Qui intanto entrata con la numero 8 Jessica Ciferni, che ha provato questa conclusione bloccata a terra da Castagnaro. Sette minuti e 52 alla fine,
per organizzare quella che però sembra essere un'impresa per il Caveno, ovvero rimontare tre gol. Macchiarella, fermata da Amparo, che guadagna anche fallo laterale secondo il direttore di gara. D'Incecco, punta Bea Martin, va a fare tutto da sola D'Incecco. Bea Martin si prende il fallo laterale, anzi no, l'ultimo tocco è della numero 8. Con calma D'Incecco, pallone all'indietro per Ciferni, lontano dallo specchio. 7:26 alla fine, partita che non si smuove per ora dai binari incanalati fin dal primo minuto. Nega intanto, buona per Bea Martin, c'è Macchiarella libera sulla sinistra, può essere un'occasione importante, l'ennesima chiusura di Amparo, che ha finora mostrato tutte le sue potenzialità, soprattutto dal punto di vista difensivo. Non è la prima pezza che mette sui contropiedi avversari. Ed eccola ora anche in proiezione offensiva, Castagnaro in calcio d'angolo. Si fa rivedere il Montesilvano dalle parti del portiere in maglia numero 27. Pallone all'indietro, stavolta conclusione altissima di Amparo. Castagnaro lunga con le mani, non può arrivare nessuno, troppa fretta da parte delle giocatrici del Capena. D'Incecco in avanti per Amparo, nega, si accomoda in panchina in un momento non dovuto, proprio sopra la compagna D'Amelia, protetta anche dal proprio fisioterapista, che anche in questo caso ci tiene all'incolumità delle giocatrici del Capena. Ovviamente scherziamo. Bea Martin per Agnello, che qui viene anticipata da Amparo, ancora Bea Martin proprio per Agnello, nega largo da Bea Martin, non arriva questo pallone, pallone in profondità, attenzione, Ciferni da sola, eccoli il numero 8, segna il terzo gol in campionato, Jessica Ciferni. ...4-0... quando sono passati 13 minuti e 34 secondi per l'esattezza, 0-4 Montesilvano. Macchiarella, vediamo se riuscirà a trovare almeno il gol della bandiera del Capena, ma qui rischia di subire ancora un altro gol perché riparte il Montesilvano. Amparo se la porta sul sinistro, Bea Martin stavolta fa buona guardia, Manieri all'indietro per Amparo con calma. Ora la compagine ospite. D'Incecco fermata momentaneamente da Nega, poi Agnello, il tocco forse è buono per Nega, che è defilata sulla sinistra, Esposito respinge ma non blocca, il pallone è uscito, calcio d'angolo. Viene chiamato intanto un time out dalla panchina del Capena. 5:36 alla fine, probabilmente tenterà, almeno ci viene logico pensare così, il portiere di movimento mister Chiesa. Sicuramente ha pesato tanto la stanchezza per il Falconara, ma è un Capena sottotono che ha mostrato ben altre doti, ben altre prestazioni in altre circostanze. Montesilvano che invece sembra essersi ripreso dalla mini crisi, perlomeno dal punto di vista della prestazione. 4 punti nelle ultime 3 partite, frutto di un pareggio con il kick-off, una sconfitta a sorpresa che sicuramente ha pesato in casa al Palazzo di Copiano 3-2 con il Bisceglie, e poi l'ultima vittoria arrivata proprio all'ultimo secondo con il CF Pelletteria Scandicci per 3-2. Capena che invece sembra
andare incontro all'ennesima sconfitta, bisognerà ripartire domenica in casa ancora una volta con lo Statte. Non sarà facile anche in questo caso, perché Renatini e compagni vorranno accaparrarsi l'intera posta in palio. 5:36 alla fine, si riparte dal calcio d'angolo per il Città di Cavena. Agnello all'indietro per Bea Martin, ancora per Agnello. Bea Martin ricomincia da dietro con calma, cerca di prendersi un po' di spazio per gestire il possesso. Agnello, ancora Bea Martin, Nega spalle alla porta, si gira bene, il tentativo di Nega che non esce di tanto. C'era stata un'indecisione, perché allora, decisione data dagli arbitri, perché il primo arbitro Ottaviani ha segnato la rimessa dal fondo, il secondo arbitro Barilla ha segnato il calcio d'angolo, quindi conflitto di interessi tra due direttori di gara. Vediamo qual è la decisione finale. Rimessa dal fondo, rimessa dal fondo. Effettivamente non ci sembrava di aver visto nessun tocco, così è. Bisogna ripetere la rimessa dal fondo. Ora va bene. Un piccolo siparietto che ha visto protagonisti i due direttori di gara. Finora, bisogna dirlo, sotto la guida tecnica impeccabili, non che ci siano stati episodi particolari, però comunque nessun errore da segnalare, perlomeno dal plateale. Attenzione qui, intanto il rinvio di Castagnaro, il colpo di testa di Nega e per poco non sorprende Esposito, e poi il calcio del portiere, quindi frustrazione, una sfera che avrebbe voluto bloccare l'estremo difensore avversario, invece stava per diventare un gol. Nega addosso alla numero 19 avversaria, Aida Sciascio. 4:45 alla fine, Macchiarella per Nega, ancora Macchiarella, ancora il Montesilvano, questa volta con Belli. Bea Martin, Agnello, la tocca Nega, che forse ruba il tempo anche alla propria compagna Macchiarella. Esposito lungo, pallone che di pochissimo non tocca il soffitto del Palapertini, e poi guadagna il fallo laterale Guidotti. Belli, tutto con il destro, torna indietro da Coppari e poi l'errore di Guidotti che non trova Sciascio. Nega in profondità per Agnello, errore di Nega, 3 contro 2, porta palla avanti Sciascio che conclude. Castagnaro si mette comunque in mostra, gran parata con la mano destra. Bea Martin continua ad incoraggiare le sue compagne, che però sembrano essersi un pochino spente. E il tiro di Sciascio che sfonda la porta, ma ancora una volta ci ha messo lo zampino Castagnaro, vicino al quinto gol il Montesilvano. 4:06 alla fine, calcio d'angolo battuto corto, Bea Martin con la testa, Nega per Macchiarella, Macchiarella sulla sinistra dove però c'era Agnello ben marcata da Sciascio. Forse la scelta migliore in questo caso sarebbe stata l'apertura sulla destra per Bea Martin, che invece sembrava decisamente più libera. Coppari lungo per Sciascio che non controlla bene, Castagnaro fa sua la sfera, Nega, pressing alto di Coppari, si torna da Bea Martin. Agnello, scodella in avanti per Bea Martin che qui viene messa giù, non c'è fallo, riparte Guidotti con la punta, conclusione larga. Sta per entrare Furman al posto di Nega, da per quello che abbiamo sentito qui, grande intervento e scivolata di Federica Belli a chiudere su Nega.
Davide Tulli giustamente è contento per la vittoria della propria squadra, ma sportivamente fa complimenti a Bianca Castagnaro, sicuramente la migliore in campo per le Protte. Siamo d'accordo con lui. Compari. La palla all'altra parte, Sciascio da sola e Castagnaro, sempre lei a coprire il primo palo, se l'era persa qui Saragnello. Squadre che curiosamente hanno molto spesso innescato i duelli tra le giocatrici con lo stesso numero di maglia. Qui nega anche con un po' di frustrazione, mette in fallo laterale. Inizialmente l'arbitro aveva indicato fallo laterale per il Capena, ma non c'è stato il tocco di Amparo, anzi di Guidotti, scusate, con la maglia numero 17, che torna ora indietro da Belli. Il pressing di Furman, che recupera un buon pallone, nega per Furman, altra entrata in scivolata a chiudere, non vuole subire gol il Montesilvano. Bea Martin, ancora Sciascio in chiusura, l'entrata in scivolata precedente era stata invece di Ludovica Coppari, giocatrice giovanissima, la più giovane all'interno del roster del Montesilvano, classe 98, quindi 22 anni per Ludovica Coppari. Qua intanto quasi involontariamente Oliveira con il tacco non trova lo specchio, 2:27 alla fine, sono passati quindi 17 minuti e mezzo, poco più, e Luca Angelucci ci regala forse quello che potrebbe essere il titolo della cronaca di questa partita. Bentornato Montesilvano, veramente, perché la squadra abruzzese ha tirato fuori una prestazione solida, compatta, convincente. Vince e convince oggi il Montesilvano, salvo miracoli, però in questo momento si sembra veramente anche matematicamente quasi impossibile che il Capena possa fare 4 gol in 2 minuti, anche vista la partita che è stata giocata finora. 2 gol al primo tempo, 2 gol al secondo. L'errore qui però, Furman svirgola, poteva essere il gol del 4-1. Belli subito aggredita da Bea Martin, sguardo di sfida tra le due, ma forse c'è stato qualche calcetto, ma non ci è sembrato di vedere nulla di irregolare. Bruna Borges torna dal proprio portiere, che poi lascia proprio lì per Bruna Borges, c'è spazio ora per Coppari, largo tutto sulla sinistra per Ciferni, se la porta sul destro, chiude Bea Martin, Oliveira non riesce ad uscire, palla al piede il Capena che sembra molto molto stanco. Ciferni, Bruna Borges, ancora Ciferni, all'indietro per Ludovica Coppari, Bruna Borges, ancora Ciferni che qui inciampa goffamente sul pallone, prova a ripartire Oliveira ma rimedia al proprio errore la numero 4 mettendo in fallo laterale, la numero 8, pardon, mettendo in fallo laterale. Da Martin rischia, Coppari al recupero, protegge poi la palla a Ludovica Coppari, Furman la tocca, la mette in fallo laterale. Poco meno di un minuto alla fine, 57 secondi, 0-4 per il Montesilvano che attende solo il suono della sirena per festeggiare la conquista di questi 3 punti. Capena che avrà ora 5 giorni per riordinare le idee prima della partita di domenica prossima contro il Real Statte, sempre qui al Palavertini di Fiano Romano. Bea Martin non può andare indietro da Castagnaro e allora va in avanti ma senza trovare nessuno. Bruna Borges, Furman intercetta, 26 secondi alla fine. Bea Martin, Oliveira mette giù, controlla bene Oliveira, Agnello, ancora Bea Martin, conclusione lontana dallo specchio. Ultima azione di questo match, 12 secondi alla fine, rimettere in gioco Laura Esposito che ha 47 anni, mantiene il clean sheet qui al Palavertini di Fiano Romano, sostituisce quindi
senza far rimpiangere Anna Carolina Sestari, che poteva essere un'assenza importante per questa partita, ma il Montesilvano si porta a casa la vittoria anche senza di lei. Finisce così al Palavertini di Fiano Romano, Città di Capena 0, Montesilvano femminile 4. Appuntamento per delle protte domenica in casa per il match contro il Real Statte. Grazie a tutti voi amici di PMG Sport Futsal e del Futsal Femminile per averci seguito. Appuntamento alla prossima gara.